It's a little bit funny this feeling No, makes... Sant'Antonio di Padova, protettore di Altavilla Silentina, è una figura molto amata dagli altavillesi e quindi eh, la popolazione locale si rifà molto agli insegnamenti di questo santo. e Che cosa succede? Perché questo santo è così amato? Don Costantino Liberti. Niente, oggi siamo qui ad Altavilla Silentina in questo giorno... Dedicato al nostro Santo Protettore Antonio. Ed è oggi veramente un giorno felice, un giorno beato perché Sant'Antonio visita le nostre case e visita le nostre famiglie. È dal 1799 che qui ad Altavilla c'è questa bella us usanza che il Santo entra in ogni casa proprio per fare memoria di quel miracolo che Alta Villa, avuto da proprio Sant'Antonio, e quindi tutto il popolo oggi è in festa: piccini, grandi, anziani, famiglie, tutti quanti attendono Sant'Antonio che fa proprio visita alle proprie case. Ecco, dalle prime rappresentazioni medievali fino alle più attuali, il santo appare con il bambino Gesù in braccio e con un giglio. Naturalmente, Gesù bambino fa riferimento all'intimità di Antonio con, con il Signore, con Dio. Certamente, ma anche un'altra cosa molto comunque fondamentale, Sant'Antonio non è il fine della nostra fede, il fine della nostra fede è sempre Gesù, Sant'Antonio ci porta a Gesù e ci dà Gesù, quel suo, quel suo portare in braccio proprio Gesù è proprio questo, io vi do il pane della vita eterna, io vi do il figlio di Dio, come? Proprio seguendo il suo esempio, seguendo quello che egli ha detto e quello che egli ha fatto. Il Giglio è simbolo della comunque purezza, e quindi anche l'invito che fa Sant'Antonio a noi: proprio di essere puri nel cuore, nella mente e nella vita, ossia pensare come Dio, agire come Dio, parlare come Dio. Ecco Don Costantino Liberti, tra l'altro ricordiamo che lei è rettore del convento San Francesco di Altavilla. Dicevo, mh, accanto al programma religioso così ricco c'è poi naturalmente tutto ciò che riguarda i festeggiamenti civili, la festa civile. Sì, è chiaro, accanto a questo momento di oggi c'è proprio anche un proprio momento di aggregazione e comunione. Domani sera alle 14 avremo in piazza un un piccolo come spettacolo di alcuni comici di Made in Sud, poi il 20-21 giugno avremo il palio delle cente sesta e edizione, proprio questo momento di aggregazione di tutto il nostro paese e proprio per questo voglio anche dire grazie al comitato festa, grazie allo staff del Palio delle scende che come ogni anno si dà, mette cuore, anima, passione, tempo, volontà perché questi giorni siano proprio giorni belli, giorni di amore e di comunione. Once for you. And you can tell everybody Davide Laurino, tu sei un giovane di Altavilla Silentina e naturalmente sei molto legato a Sant'Antonio di Padova. Che cosa rappresenta per voi giovani e per l'intera comunità altavillese questo santo? La figura di Sant'Antonio è sicuramente molto importante e um, deve essere imitata. Questo è proprio il fine del, diciamo, del della religione cristiana, cioè imitare i santi per raggiungere poi il fine che è Cristo. Cristo è il vero fine, i santi sono soltanto, soltanto mezzi che ci portano a Cristo. Ecco, è molto importante tra l'altro conservare le tradizioni. Qui ad Altavilla Silentina come lo si fa? E vengono conservate, diciamo... Cioè ogni anno si ripete quella che è la tradizione, la tradizione è molto importante perché soprattutto nei paesi, nei paesi del Cilento, in paesi come il nostro, gli altri paesi, questi paesi piccolini, è importante perché la tradizione rappresenta tutto, cioè la festa patronale, tutto ruota intorno a quella che è la festa patronale. Sant'Antonio in realtà non è la festa patronale perché il nostro patrono è Sant'Egidio, però è come se lo fosse perché comunque il santo più amato e più venerato, la festa più grande è proprio quella di Sant'Antonio. Una tradizione poi sicuramente crea socialità, infatti semmai dalle campagne, da Cerregli, da Cariglia, da Cerro Cupo, ma anche dai paesi limitrofi eh, vengono le persone, quindi c'è questa unione, c'è questo scambio tra noi, diciamo, di Altavilla e gli, le altre persone, quindi è una cosa sicuramente molto importante. Qui ad Altavilla Silentina ci sono tantissimi devoti di Sant'Antonio di Padova, tra loro Rosario Mastro Pietro, molto devoto al santo, nelle processioni è sempre presente e naturalmente è presente anche con la sua voce perché canta dal mattino sino alla sera fino a quando si conclude la processione sì, io sono tanti anni che vengo a Sant'Antonio, sono di Altavilla. Eh, per me è una gioia, un onore questo giorno, si aspetta con ansia. Eh, abbiamo imparato questi canti tradizionali dai nostri nonni, dai nostri avi, dalle persone anziane e li portiamo avanti fin quando ci siamo noi e ad oggi ci sono dei bambini che stiamo imparando e speriamo che questa cosa, questa cosa continua eh, per sempre questa è la, la tradizione di Altavilla che San Antonio entra in tutte le case e si già aspetta con gioia di nuovo e con questi canti la gente proprio ci guarda, ci... Ci sorride, ci attende, abbiamo pure qualche applauso di mano. Ecco, la gente vi guarda, ma vi ascolta anche. Senti, ci faresti, lo so che è una cosa improvvisata al momento, ma ci faresti sentire qualcosa per far rivivere alle persone che da casa in questo momento ci stanno ascoltando, far rivivere quello che accade durante questa festa. Sant'Antonio, sto comendo, grazie, ore oh momento. Ma ne fatta una a me, non me scordo mai di te. Evviva Sant'Antonio!